Lecce News 24. Politica, cronaca, sport. L'informazione 24 ore. Cari amici di Lecce News 24, buongiorno. Apriamo con un'importante operazione anti-immigrazione clandestina della Guardia di Finanza. Sono stati scoperti 48 clandestini tenuti sotto coperta e due trafficanti di esseri umani sono stati arrestati. L'imbarcazione a vela con bandiera americana è stata invece sequestrata. Vediamo i particolari nel servizio. A circa 9 miglia al largo di Santa Maria di Leuca, nelle prime ore della mattinata, precisamente alle 3.30, le forze dell'ordine hanno intercettato una barca a vela di circa 15 metri che sventolava a bandiera americana con a bordo 48 immigrati, tra cui 17 bambini e 8 donne, una delle quali è ora ricoverata presso l'ospedale di Scorrano. Due gli uomini tratti invece in arresto, Baris Temur di 31 anni e il cugino Saerkan Temur, trentenne, entrambi di origine turca. Sono invece ancora in fase di accertamento le origini degli immigrati, per il momento risultano essere afghani e siriani. Si aggira intorno ai 5-6 mila dollari la cifra sborsata per un viaggio, l'ennesimo viaggio fatto in condizioni precarie per dover poi ritornare nel paese d'origine. Il 24 di luglio, abbiamo da poco commemorato il 24 di luglio per l'appunto il decennale della scomparsa dei finanzieri Zoccola De Rosa. C'eravamo, ci siamo, lo stiamo dimostrando e ci saremo. Siamo presenti con un dispositivo straordinario di carattere alturiero, navale ed aereo che ricognisce l'alto mare, costiero, navale ed aereo che ricognisce il tratto del mare nazionale, con un dispositivo terrestre che in perfetta coniugazione con l'operato delle unità navali, alturiere, costiere e aeree ed elicotteristiche consente di assicurare una straordinaria difesa da qualsivoglia minaccia. Lecce News 24. Ma voltiamo pagina, dalla musica alla danza, dal teatro all'arte. Si apre la rassegna estiva 2010 della provincia di Lecce Salento da Mare. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Monica Tarquinio. Festival Salento da Mare, la rassegna culturale dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, si inserisce quest'anno nel solco della tradizione del Salento Negramaro. Presentato questa mattina la rassegna estiva 2010 della provincia di Lecce. È una rassegna che parte da quello che abbiamo, ha affermato il direttore dell'Istituto Culture Mediterranee della provincia di Lecce, Luigi De Luca, che pone l'accento sulle risorse locali presenti nel panorama artistico nazionale, creando così un rapporto di osmosi tra queste realtà e le dinamiche culturali di altre nazioni. Abbiamo preparato una rassegna e un festival nuovo e ricchissimo di moltissime iniziative, danza, teatro, musica, davvero una rassegna importante che abbraccia un periodo dell'anno lunghissimo, giugno-settembre, e noi speriamo tra l'altro che cresca ancora di più l'anno prossimo. Lecce News 24. Tutti al mare, al via il progetto di vacanze per diversamente abili organizzato dall'amministrazione comunale di Lecce. Dal 1 agosto al 31 agosto il Lido Salapia di San Cataldo ospiterà l'iniziativa. Ascoltiamo le dichiarazioni fatte in conferenza stampa e il servizio di Miriam Gabellone. Giovani con disabilità psicomotoria avranno la possibilità di trascorrere un periodo di svago e divertimento al mare, ma saliamo in conferenza stampa. Tante, non è un modo di dire tutti al mare, ma tutti devono avere il diritto di poter avere anche un breve periodo di vacanze, anche se per 10 giorni a turnazione. L'amministrazione anche in queste difficoltà economiche, e ringrazio il sindaco, ha trovato quelle risorse economiche che possono anche permettere quest'anno, la terza triennalità, di portare i nostri concittadini diversamente abili al mare con gli aiuti tecnici che devono essere adeguati alle loro necessità. Infatti saranno prelevati dal loro domicilio, portati presso il Lido Salapia con assistenti a bordo dei pulmini adeguati, e quindi vivere gioiosamente 10 giorni di vacanza con animazione, con assistenti di spiaggia, con sede job, quindi condividere insieme ad altri turisti che sono all'interno del Lido, perché il Lido è aperto a tutti, e quindi vivere questa vacanza nella piena armonia. Lecce News 24. Come cambierà il campo scuola di Santa Rosa? Il progetto di restyling è stato presentato oggi a Palazzo Carafa, il servizio di Paolo Panico. I leccesi se lo aspettavano da parecchio tempo, ora finalmente il sogno diventa realtà. È stato infatti presentato questa mattina alle ore 11.30 presso la sala giunta di Palazzo Carafa il nuovo progetto dell'amministrazione comunale di Lecce, che vedrà in opera la riqualificazione impiantistica del campo scuola Montefusco sito in via Giamatteo, meglio conosciuto dai cittadini del capoluogo salentino come CONI di Santa Rosa. Già da tempo si percepivano in città alcune lamentele inerenti alle condizioni di degrado che circondano la struttura
E non a caso, proprio durante un consiglio comunale dei giorni scorsi, il consigliere all'opposizione Paolo Foresio avanzò la proposta di un propedeutico revamping del campo scuola Montefusco, prima di attuare prima e confermare poi un eventuale regolamento che andasse a normatizzare l'impianto. Oltre al rifacimento architettonico della struttura, grazie ad alcuni fondi del CIPE, pari alla somma di 800.000 euro, sarà anche costruita una pista di pattinaggio nell'area di Borgo San Nicola, che avrà il compito di ospitare non solo attività sportive, ma anche, qualora ce ne fosse richiesta, spettacoli di intrattenimento. Attraverso l'intesa con i militari lo renderemo più grande perché verrà resa agibile anche la parte di competenze della scuola di cavalleria. E con questo intervento di 800.000 euro riusciremo a fare quelle attività richieste da chi usufruisce il campo abitualmente. Lecce News 24. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. I said maybe you will come over to this place. Then let me show you an effect of capitalism. Fooling the people, eh? Turning downtown into prison. It's ruled by God with bad ambition, yeah. And I said we don't need your so-called elegance. You're well packed into cellophane. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Lecce News 24. Puglia Contemporanea Artisti a Palazzo. Dal 30 luglio al 17 agosto, presso lo storico Palazzo Gargasole di Gagliano del Capo, sarà allestita la mostra, curata da Ludovico Pratesi, fra i critici più noti e autorevoli del panorama italiano. Cinque artisti emergenti presenteranno al pubblico le loro opere. Vediamo il servizio. Sì, è uno dei palazzi delle dimore storiche di Gagliano, Palazzo Gargasole, oggi proprietà Cosi, che accoglie questa importante mostra curata da Ludovico Pratesi, noto critico di Repubblica, che ha selezionato cinque importanti artisti emergenti del panorama internazionale, e le opere verranno collocate in questa dimora. È un'importante manifestazione del programma estivo gaglianese, verrà aperta al pubblico, l'ingresso è libero dal 31 luglio al 17 di agosto. Ma questa mostra vuole parlare del rapporto tra arte antica e arte contemporanea, appunto l'idea di inserire all'interno di questi bellissimi ambienti di Palazzo Gargasole queste opere di arte contemporanea. Abbiamo scelto artisti giovani, diciamo delle ultime generazioni, che rappresentano ognuno una tecnica differente. Quindi abbiamo Irene Kung per la fotografia, Tiziano Di Robilan per la scultura, Matteo Montani per la pittura, Andrea Anastasio, diciamo, per il rapporto tra l'arte e il design, e Beatrice Pediconi per il video. Lecce News 24. L'associazione di volontariato Mir Preconada presenta l'iniziativa interculturale internazionale Popoli, il servizio di Alina Spirito. Riunire le genti intorno a un progetto comune che parli il linguaggio universale della pace, questo è il principio ispiratore dell'ormai collaudata iniziativa interculturale Popoli, organizzata dall'associazione di volontariato Mir Preconada, finanziata dall'Unione Europea attraverso la Regione Puglia, con il contributo del comune di Corsano e dei comuni di Montesano Salentino, Matino, Botrugno, Ruffano e San Cassiano. Dal 30 luglio al 14 agosto, attraverso un ricco calendario di appuntamenti, si susseguiranno in molti comuni del Sud Salento occasioni di festa e momenti di riflessione tra musica, convegni, danze e concerti. Lecce News 24. E per oggi è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, Sofia Marzano, Lecce News 24. Lecce News 24, politica, cronaca, sport, l'informazione 24 ore. Sash, I speak Sash. Sash, do you speak Sash? Yeah! Sash è a Lecce, Maglie, Galatone, Martano, Galatina, Gallipoli, Shopping Center Bari Blu Trigiano, Ipercop Surbo.